Ancora una brutta giornata, Bonnie, eh? Dalle tue scarpe direi che qualcuno è finito nel fango. E scommetto che non l'hai fatto di proposito. Sempre quei due mascalzoni dell'ultimo anno, eh? E scommetto anche che ti hanno dato un'altra nota. Eccesso di emotività e pianti ingiustificati. Vero che è così? Ah, Bonnie, loro proprio non capiscono. Se solo potessi sentirmi, ti conforterei io con le mie parole. Ma sono solo la narratrice di questa triste storia che è la tua vita. Una ragazzina di 16 anni, con un papà che è morto soffocato con il tappo della salsa tabasco. Era caduto alla signora Meg nella zuppa di patate. E una mamma, la signora Meg, una musicista ritirata, che fagocitata dai sensi di colpa decise di precedere la morte per consunzione, riversando la propria frustrazione nella musica e diventando la più grande flautista dell'ultimo secolo. Bonnie non la vedeva dall'inizio della tournée, riceveva solo sue lettere, da ormai 3 anni. Sembra di suonare nell'Olimpo, manchi solo tu, la mia musa preferita. Un bacio dall'Opéra di Garnier, la tua mamma. Ci fosse stato almeno il piccolo Mr. Stewart a tenerle compagnia in quella grande casa, ma era scappato anche lui mentre la signora delle pulizie gli cambiava il mangime. Ah, Bonnie, sembra proprio che il tuo corpo emani una sorta di forza repulsiva, eh? Neanche la compagnia di un pennuto. Com'è storta la tua vita. Vorrei poterle mettere un paletto e raddrizzarla come si fa con quelle piantine da orto. Vero, dimenticavo. Non sei così solo alla fine, però. C'è il gatto dei vicini. Ma lo sappiamo entrambi che quello che vuole non è la tua compagnia, ma solo gli avanzi dei tuoi pasti. C'era una cosa, però, un'unica cosa, che riusciva a far sentire Bonnie un po' meno sola. Vai sulla punta della sedia, Bonnie, e su con quella schiena. Era come se la musica la stesse ammantando di calore con un grande abbraccio. E anche se non era paragonabile all'amore di un padre o di una madre, la musica era diventata la sua tutrice legale. E si sarebbe presa cura di lei fino alla maggiore età e oltre. Lo vedi che sei fortunata alla fine, Bonnie? Eri solo un po' giù perché i tuoi compagni ti avevano gettato nel fango, rovinandoti il vestito nuovo, no? Brava, va a dormire, si è fatto tardi. E ricordati di ringraziare il Signore per quello che ti ha dato, che sei una ragazzina fortunata. Ma è solo che non sempre te ne rendi conto.